carta in forma che, diciamo, dimostra qualcosa di interessante, ma sarà effettivamente così in game? Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Jovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Iago Aspas in forma 86. Esiste un'altra versione di Aspas speciale, quella Halloween o Scream, con 87 di rating, con stats ovviamente superiori a questa carta. Ma prima di continuare a iniziare questa review vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale, importante per farci crescere, per farci conoscere a tutti gli appassionati di foot. In descrizione troverete link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Sempre in descrizione, Easyvolt è un sito di crediti sicuri, veloci, affidabili, con il codice coupon NMF20 avrete il 6% di sconto. Allora, vi sono sincero da subito, è una carta che non mi ha colpito particolarmente. In divisione 4 non rende appieno, poi ovviamente dipende un po' dal vostro stile di gioco, ma per il mio stile di gioco, ovvero possesso palla, gestione della palla, non ci sta assolutamente, perché non ha un passaggio molto interessante per il mio. Poi ha un difetto che può essere sicuramente annoverato tra i contro in questa occasione, almeno per me: le tre stelle piede debole, perché è prevalentemente, scusate, mancino. Poi abbiamo anche tre stelle abilità che non ci stanno assolutamente in un dribbling così interessante, almeno in carta, ma lo è anche in game, grazie a un'agilità elevatissima, un controllo palla non da poco sinceramente, e un dribbling puro anche senza le skill assolutamente notevole. Questa è comunque una carta che non è stata molto calcolata dalla community di foot, si vede dal numero dei like e dei dislike, ad esempio sul sito di Footbean. Non è una carta molto allettante, in effetti condivido l'opinione di molti utenti, ragazzi. Il tiro comunque è interessante, il suo mancino è preciso, anche se comunque con lui ho dovuto effettuare tanti tiri per effettuare quei gol, ma diciamo che se sapete sfruttare il tiro in aria, perché è quello il suo tiro principale, il suo tiro migliore grazie alla finalizzazione, riuscite a segnare tanti gol. Ovviamente non effettuate tanti tiri dalla distanza perché non è precisissimo, al volo potrebbe impensierire il portiere. Tiro a giro non mi è sembrato così interessante, nemmeno il pallonetto, sinceramente. La sua velocità non è delle migliori, purtroppo è un giocatore al quale bisogna aumentare assolutamente la velocità, con uno strintesa adatto, tipo un cacciatore, ad esempio, oppure un falco. Il fisico mi ha deluso tantissimo, soprattutto la forza, ragazzi. Non è un giocatore con la forza fisica adeguata per essere un attaccante. Per me ci vuole un attaccante con almeno un 75 di forza e un buon equilibrio. Lui non ha né forza né equilibrio, peccato davvero. Colpo di testa lo boccio a priori, non è interessante nonostante un 80 in precisione di testa, comunque non salta tantissimo e non è altissimo, ha la stessa mia altezza praticamente, 176 cm. Work rate che lo danneggia ancora di più, essendo un giocatore non molto veloce, con alto in difesa, alto in attacco. Purtroppo non mi piace questo work rate in un attaccante. Come alternativa Morata, Benzema. Come stile intesa io l'ho provato col base, ma vi consiglio o un falco, come già detto, o un cannoniere. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, ragazzi, spagnolo, Liga Santander, ci può stare un 3,5, ragazzi. È un giocatore da Weekend League, non l'ho provato in Weekend League, divisione 4, non se l'è cavata proprio bene. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 6. Ragazzi, è un giocatore dalla sufficienza, non è un giocatore da divisione 1, 2, 3, assolutamente, nella divisione 4 se la cava bene. Secondo me dalla divisione 5 in poi sì, ci può stare. Comunque il suo prezzo non è elevatissimo, 24.000 crediti, è una carta prevalentemente buona per le SBC. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, Jovispo vi saluta e vi ringrazia, ciao belli!